Si è svolta in sala giunta alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e degli assessori alla scuola e ai giovani Anna Maria Palmieri e Alessandra Clemente la giornata conclusiva del progetto Storie di Bullismo, che ha coinvolto numerose scuole secondarie di primo grado della città. L'iniziativa, alla sua seconda edizione, ha visto la partecipazione del Centro di Ateneo Sinapsi della Federico II, dell'Unità Tutela Minori della Polizia Locale ed è stata realizzata con il supporto dei tirocinanti del programma Garanzia Giovani e della Mediateca Santa Sofia. Un progetto che parte dall'esperienza di giovani professionisti del nostro territorio che stanno vivendo l'esperienza del tirocinio formativo Garanzia Giovani al Comune di Napoli. Un invito da parte del sindaco, quello di essere creativi, ideare delle progettualità mettendo a frutto quindi queste esperienze e quindi insieme con l'assessorato ai giovani e l'assessorato alla scuola un punto di riferimento, un centro giovanile, la Mediateca Civica Santa Sofia e la voglia insieme alle professionalità del Corpo della Polizia Locale di incontrare i giovanissimi, fare quindi attraverso l'incontro con le scuole un percorso con lo strumento del video sulle tematiche del bullismo, della violenza e delle relazioni tra adolescenti. I ragazzi coinvolti hanno dato vita ad un interessante dibattito sul tema del bullismo attraverso l'utilizzo dello strumento cinematografico come forma educativa contro la violenza. Un lavoro che forse potenzieremo ulteriormente è quello di far comprendere anche ai genitori quanto il loro modo di rapportarsi violentemente con gli altri possa condizionare i comportamenti dei ragazzi. Con la Mediateca noi abbiamo lavorato dal film al dialogo. Oggi forse bisogna lavorare anche un po' dalla cronaca al dialogo per far sì che il mondo adulto comprenda quella che è la sua responsabilità. Le scuole, devo dire, fanno un grandissimo lavoro e con la Mediateca sono venute fuori delle riflessioni anche molto profonde da parte dei ragazzi. All'evento conclusivo del progetto, con la presentazione del video e degli elaborati realizzati dalle scuole, ha preso parte anche Maria Luisa Iavarone, mamma del giovane Arturo, vittima di violenza in via Foria. Secondo me l'approccio per territorio è un approccio evidentemente superato, non esistono territori o scuole a rischio in maniera specificamente intesa, ma bisogna pensare a ragazzi a rischio, a singoli individui, dobbiamo mirare al target in maniera più specifica, come nelle malattie complesse, non esiste una cura che vada bene per tutte le malattie, ma bisogna trovare farmaci specifici, azioni strategiche e perché no anche valutare la possibilità di mettere insieme protocolli d'intesa con il Ministero della Sanità, della giustizia, dell'istruzione. Se lavoriamo sempre e comunque soltanto nelle scuole con un approccio per cosiddette scuole a rischio, noi finiamo per intercettare solo una quantità di ragazzi che la scuola la frequentano, ma i dropout veri e propri e quelli che a scuola non ci andranno mai non li rintracciamo, dobbiamo avere radar più specifici per tracciare ed intercettare quel rischio invisibile che però finisce per essere più rischioso di altri. Noi diamo il nostro contributo soprattutto nel coordinare tavoli dove dentro ci sono tutti, nessuno escluso, i risultati stanno arrivando perché davvero c'è un grandissimo impegno di tutta la comunità napoletana contro il bullismo, il cyberbullismo e soprattutto è straordinario il coinvolgimento dei ragazzi. Quindi i risultati si stanno vedendo, è quello che avevamo sempre auspicato, che il Comune sta facendo bene e fino in fondo la sua parte.